Newspapers across this country are dying. Look at Seattle. 150 milioni di euro. È la cifra erogata dal governo nel 2010 per il sostegno diretto all'editoria. La somma, relativa al 2009, ha finanziato giornali no profit, di cooperative, organi ufficiali di partito e testate di minoranze linguistiche. Strumenti che non ce la farebbero a sopravvivere da soli. Per questo, molti ritengono sia giusto che lo Stato aiuti l'editoria. Sono soldi spesi per il bene pubblico. Perché l'informazione è un bene comune. Perché l'editoria è pane e libertà. Finanziare l'editoria delle cooperative, dei giornali veri, seri, che ci sono collegati ai partiti significa garantire il pluralismo in un momento in cui la democrazia rischia dei buchi neri profondi. Non tutti però sono d'accordo. Diverse campagne, già negli anni passati, si sono opposte a questi finanziamenti. Beppe Grillo, agli inizi della sua nuova carriera da guru politico, lanciò una raccolta di firme per l'abolizione dei fondi alla stampa. L'iniziativa fallì, sebbene alcune idee si siano diffuse fra i cittadini. Alcuni pensano, perché dargli dei soldi? Sono giornali piccoli che non riescono a stare nel mercato con le loro gambe. Ma il mercato non è nemmeno libero, il mercato è truccato. Tutta la pubblicità va ad altri, addirittura la pubblicità fatta dalle istituzioni, dai ministeri, eccetera, va solo ai grandi giornali mainstream. Il fondo dell'editoria supplisce alle anomalie del mercato, perché se noi avessimo un mercato libero nella pubblicità, ci sarebbe la pubblicità e non ci sarebbe bisogno dei fondi. Con la manovra del dicembre 2011, il governo Monti ha annunciato un decurtamento del fondo, prevedendo addirittura che il finanziamento diretto cesserà il 31 dicembre 2014. Un taglio così forsennato significa togliere ai cittadini 100 testate, 100 idee, 100 modi di pensare il mondo, 100 modi di fare il giornale. Sono infatti un centinaio le testate che oggi attingono al fondo per l'editoria, senza il quale andrebbero incontro alla chiusura. È un problema che non riguarda solo il pluralismo dell'informazione. Sono in ballo anche centinaia di posti di lavoro, quindi io dico pane e libertà perché non è solo una battaglia di principio, ma è anche una battaglia che riguarda la tutela di posti di lavoro che sono fondamentali in un momento di crisi. Secondo la Federazione Nazionale della Stampa, senza i finanziamenti pubblici rischiano il posto circa 4.000 tra giornalisti e poligrafici. La preoccupazione della FNSI è che la chiusura di queste testate metta in crisi il già affaticato sistema del welfare. Sono gli stessi operatori dell'informazione a lanciare l'allarme. Ad oggi costerebbe molto di più allo Stato mandare in cassa integrazione, per esempio, in disoccupazione tutti noi, e spenderebbe molto di più in ammortizzatori sociali che continuando a finanziare, ancorché tagliato, il fondo per l'editoria. L'entità dei tagli previsti sul fondo relativo al 2010 e che doveva essere erogato entro lo scorso dicembre è ancora sconosciuta. All'inizio di febbraio il governo ha sbloccato i finanziamenti per una trentina di testate. Tutte le altre sono ancora in attesa di conoscere quanto spetti loro. Non si sa quanti soldi saranno a disposizione dei giornali e è in corso di definizione un nuovo regolamento. Già, nuove regole. Perché nel corso degli anni, tra tirature gonfiate e distribuzioni fittizie, gli sperperi non sono mancati. Emblematico il caso dell'Avanti di Walter Lavitola, indagato insieme con il senatore ed ex direttore del giornale Sergio De Gregorio per aver intascato i fondi senza che il quotidiano fosse presente nelle edicole. Oppure il caso del senatore PDL Giuseppe Ciarrapico, editore di diversi giornali locali sparsi per il Lazio, rinviato a giudizio con l'accusa di aver orchestrato una truffa da 30 milioni di euro, grazie a un meccanismo che ha consentito, si legge nel capo di imputazione, di incassare il doppio di quanto spettasse. È stato detto a Monti, presenta immediatamente la proposta di pulizia del settore, presenta i criteri, elimina se ci sono alcune sacche di parassitismo, ma finiamola con questa storia che per non scegliere si determina la morte dei mondi reali e vitali. Questo per quanto riguarda la pulizia, se non si fa è perché qualcuno preferisce cancellare tutti i canoni parassiti. Su questo aspetto Paolo Peluffo ha impegnato il governo. Il sottosegretario con delega all'editoria ha infatti promesso un intervento nei prossimi giorni, dichiarando che non vi saranno più finanziamenti per copie di giornali che non si vendono.
Inoltre, tra i parametri per accedere al fondo, Peluffo ha indicato i criteri di occupazione di poligrafici e giornalisti e gli investimenti per lo sviluppo dell'editoria online. Un tema sul quale anche il sindacato dei giornalisti è parso sensibile. È anche un dovere nostro capire quale debba essere il nostro ruolo nel futuro ormai assodato, che è quello digitale, che è quello della rete. Che sia l'alba di un nuovo modello di informazione?